Bentrovati a Sport News. Mi sento come un uomo che batte i supereroi, eppure Gianmarco Tamberi è uno degli atleti più grandi di tutti i tempi nel salto in alto. Il marchigiano entra così definitivamente nella leggenda dello sport italiano, conquistando l'oro ai campionati del mondo in corso a Budapest. Quello iridato era l'unico titolo che gli mancava dopo le vittorie alle Olimpiadi, al Mondiale indoor e a due europei. Il capitano della nazionale azzurra di atletica salta 2,36 al primo tentativo e si impone sullo statunitense Harrison, che ci riesce soltanto alla seconda prova. Dietro di loro il catarino Bershim, l'amico di Tamberi, che con l'italiano aveva condiviso l'oro olimpico a Tokyo. È pazzesco, tutti i sacrifici sono ripagati in queste manifestazioni, so di poter dare il meglio perché ci sono tanti sacrifici, ha detto il nuovo campione del mondo, che ha poi un pensiero per suo padre che lo allenava fino allo scorso anno e dal quale si è separato rumorosamente. AS Volley Lube comunica invece che Simone Anzani, centrale biancorosso e della nazionale italiana, in base a quanto emerso dagli accertamenti svolti nella giornata di ieri, al momento non potrà tornare all'attività fisica. Alla notte dell'orgoglio marchigiano, che è andata in scena a Francavilla d'Ete lo scorso weekend, si è parlato anche di sport con il presidente del CONI Fabio Luna e con Carlo Macchini, ginnasta fermano plurimedagliato. Ma scopriamo di più nelle interviste realizzate da Mario Sposetti. Ciao a tutti, sono Carlo Macchini e ho appena vinto una medaglia d'oro alla sbarra in Coppa del Mondo qui al Cairo. Carlo, benvenuto a questa premiazione, un'eccellenza marchigiana, di cui sono passati molti campioni, questa volta è il tuo turno. Grazie, buonasera. Sì, oggi tocca a me, sono veramente contento, ho sentito del prestigio di questo premio, mi fa veramente piacere e sono onorato di poter partecipare e soprattutto di essere premiato. Io vorrei mandare un messaggio, soprattutto quello di credere nelle proprie potenzialità, ma soprattutto di credere nei propri sogni e cercare in tutti i modi di inseguirli, perché crederci fa la differenza e la passione smuove il mondo. Quindi in bocca al lupo a me e a tutti. Dicevamo una stagione importante per te, sei vice campione europeo, peccato proprio lì hai perso il titolo europeo continentale. Esatto, diciamo che l'ho sognato, l'ho sperato questa medaglia d'oro, questo titolo europeo soprattutto. Non è arrivato per un soffio, è mancata la ciliegina della torta, ma direi che ho fatto una bella torta perché è stato un periodo dove ho combattuto molto e infatti la statuetta del guerriero marchigiano un po' mi si addice. E sono comunque molto orgoglioso e mi godo questa cosa. Siamo qui nelle Marche, anche se tu sei un atleta delle Fiamme Oro, ma siamo nella culla appunto della ginnastica marchigiana, ma che si fa rispettare anche a livello nazionale. A livello nazionale, io oserei dire mondiale, perché nella nostra palestra, che è uno dei due centri più importanti d'Italia, attualmente c'è il collegiale nazionale, quindi la nazionale si allena nella nostra palestra, ma poi sono venute delle nazioni esterne per allenarsi in questa palestra, nonché dei personaggi singoli da tutto il mondo per allenarsi insieme a noi. Posso dire che nelle Marche, a Fermo in particolar modo, c'è una scuola molto importante, capitanata dal mio allenatore, che vorrei salutare, Marco Fortuna, che è veramente un maestro in questo senso. Quanti sognatori, gente dell'altro mondo, con la testa sempre fuori. Allora, Presidente, siamo qui a parlare appunto dell'orgoglio marchigiano e anche lo sport alla sua parte con la premiazione di un atleta, un ginnasta. Ma direi proprio di sì, e devo ringraziare il comune di Francavilla che all'interno delle eccellenze e dell'orgoglio marchigiano ha messo pure lo sport. Penso che lo meriti per tutto quello che di bello sta trasmettendo un po' a tutta la nostra regione. Questa sera è stato premiato un grande atleta che ci ha dato tante soddisfazioni, ma vorrei dire che, essendo Carlo Macchini un atleta della ginnastica, io penso che con questo premio abbiano voluto riconoscere
tutto quello che di buono la ginnastica sta facendo da alcuni anni nella nostra regione. Basti dire che nella ginnastica artistica lo scudetto è stato vinto da una società di Macerata, al secondo posto una società di Ancona, pertanto signore, essere al primo e al secondo posto è tanta roba. Per quanto riguarda il femminile, sono 7 anni consecutivi che lo scudetto lo vince la ginnastica Fabriano, pertanto io penso che sia stato doveroso questo premio e sono veramente contento che sia andato proprio a un rappresentante della ginnastica. Cresce il prestigio della manifestazione di punta organizzata dalla scuderia Marche Club Motori Storici e inserita per il secondo anno consecutivo all'interno del circuito tricolore dell'ASI, Automoto Club Storico Italiano, che raggruppa i 10 eventi di automotociclismo storico più importanti in Italia su oltre 2500. Nella sua 15ª edizione la Sibillini e dintorni vedrà la visita di una delegazione del governo dell'Uruguay che raggiungerà lo Sferisterio di Macerata per assistere allo spettacolo finale del 26 agosto. Sul palco infatti salirà uno dei maestri mondiali del bando neon, l'uruguaiano Héctor Sulissis Passarella, già esecutore della colonna sonora vincitrice del premio Oscar e del film Il Postino. Prima di Passarella spazio anche all'orchestra di fiati di 35 elementi insieme per gli altri, che offrirà una selezione del suo repertorio prevalentemente incentrato sulle colonne sonore immortali. Il percorso della 15ª Sibillini e dintorni si snoderà attraverso i comuni di Macerata, Fiastra, Apiro, Urbisaglia ed Appignano. Il 25 sera dalle ore 21 si svolgerà per le strade del capoluogo il consueto circuito della Vittoria, con partenza da Corso Cavour e conclusione in Piazza della Libertà. Partner della Sibillini e dintorni è la Croce Rossa Italiana, a cui saranno devoluti i proventi della raccolta fondi dello Sferisterio. E con quest'ultima notizia è tutto per questa edizione del TG, grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata.